fare la quinta elementare. Mio padre mi disse, tu hai fatto la quarta, basta, sei una donna. Quindi per andare in risaia, per essere donna, basta. Io lì ho cominciato a odiare, non dico odiare gli uomini, ma a capire cosa voleva dire essere donna. Io a 14-15 anni, nel 42-43, ho incominciato a abbracciare proprio la causa delle donne, sempre in mezzo alle donne, in mezzo alle ragazze, organizzare una cosa, organizzare l'altra. Poi lo facevo per divertimento perché uscivo di casa e non ero più quella ragazza schiava di stare in casa, filare, aspettare se veniva il filarino o il moroso. Mi sono ribellata subito in questa cosa. E quando mi hanno detto che essere donna voleva dire sottostare, lasciar fare agli uomini, ho cominciato a meditare, anche, non avevo cultura. Quando mi hanno detto che non potevo fare la quinta elementare, per questo mio fratello che aveva 20 mesi di differenza, lui poteva fare la quinta. Io abitavo Santa Maria in Duno. Piansi, ma perché avevamo cambiato paese. Mia madre va dalla maestra e dice, mia figlia dovrebbe fare la quinta, ma non possiamo mandarla 20 volte. E dice, ma la facciamo ripetere la quarta. Io vado a scuola con questa umiliazione a ripetere la quarta, che ero stata promossa in quinta, in una scuola che non ci... Va bene, venivo dal basso bolognese, da Crevalcore, Palazzo Pepoli, quindi ci intendavamo più parlare il dialetto, ma lì, ecco, trovarmi, perché ero una donna, incominciare a... Ho scritto la pagina della mia nonna, io avevo 17 anni, e mi disse Renata, piangeva la nonna, io non vado a votare. Dico, ma nonna, perché, ci davo del voi a mia nonna, perché non andate a votare? Nonna? Perché Renata, io sono una donna, dava del voi a suo marito. In casa bisognava darsi del voi perché altrimenti non capivi la differenza fra le nonne e i figli, questa grande distanza, specialmente le donne, che erano sempre in fondo al tavolo a mangiare e tutti gli uomini da un'altra parte. L'ultimo piatto, mezzo vuoto, era sempre quello delle donne. Ragazzi, questo fa parte anche del perché le donne hanno fatto battaglia anche per andare a votare, perché gli uomini non erano mica tanti convinti, sapete, che le donne andassero a votare per la Repubblica o per la monarchia, perché dicevano che avevano, non erano, chi non era d'accordo era la sinistra, perché aveva paura che con la propaganda clericale o con tutto quello che c'era insieme, quello che non so, fossero state quelle determinanti per non vincere il referendum. E io ci soffrivo in questa cosa, per miseria, loro siamo sempre messi così, siamo sempre donne sottomesse. In tutte le manifestazioni che si facevano, e c'era un po' questo discorso. E io posso dire che a 17 anni riuscivo a parlare con le donne anziane, perché andavo in risaia, c'era la squadra in risaia. E molte di queste donne anziane che avevano vissuto il ventennio con tanto sacrificio e sottomesse anche per poter lavorare, ma guardate, non ci andiamo, perché poi se credevano anche, ma se ti vedono, ma che cosa fai, votiamo scheda bianca. Quello che era già la politica dentro era quella di poter convincere, però convincere, andare a parlare sempre con quelli che erano già quasi convinte, che in casa avevano. Io con la nonna, ecco questo, poi finisco, la nonna piange, mi dice Renata, tu che sei sempre fuori, che parli con la gente, ma sai, io a votare non ci vado, ma perché nonna, non andate? Io non ci vado perché sono una donna, quindi sono sempre stata, ho allevato tanti figli e sono sempre stata una brava madre, una brava, adesso sono una brava nonna, non ci vado. Dimmi bene, ma perché le donne devono votare? Mi viene per istinto, un po' con la propaganda che si faceva, dico, ma nonna, che cosa se ne facciamo noi del re e della regina? Ma
scherzi? Ma il re e la regina. Dico, ma guarda che il re e la regina non ha mica fatto niente di buono, sai, per noi. E dico, ma perché? Nonna, guarda che con il re e la regina, io per istinto, gli dico, quante guerre sono state fatte? E quindi il re ha dato il benestare, era lui il padrone. E allora, ma se noi non votiamo più per il re, allora forse non ci saranno più delle guerre. E dice, ma dici proprio, è per quello che dobbiamo andare a votare, che devono votare anche le donne. Nella mia ingenuità, le dici, sì nonna, nonna, se vi, se non ci, vedi che il re ha abbandonato, eravamo già nel quartiere, il re ha abbandonato l'Italia, tu lo sai, i tuoi nipoti sono andati a finire in Germania, che, dei figli, e quindi il re non ha più comandato la sua gente, li ha abbandonati. Allora proprio lei in dialetto mezzo ferrese ha detto, ma Putina, ma è proprio vera? Era a letto lei quando, e io passavo dalla sua camera, dico, sono, no, non c'è proprio, è questo. Mi osserva un po' quella dice, o se è proprio così, ascolta ma se non mi dici, ti credo, perché ti vedo talmente indaffarata e forse andrò a votare, ci vado. Ma e chi mi insegna a votare? Cosa devo votare io? Come faccio a votare? Allora, avevamo già il facsimile. Allora, prendo in mano il facsimile, avevamo con una settimana prima di... con un lampioncino in mano petrolio, perché non avevamo ancora la luce elettrica. Avevamo la luce giù, elettrica, ma non avevamo ancora fatto l'impianto per la luce elettrica nelle camere. Ci guardo col lampioncino, poi dico, nonna, ma ci guardiamo domattina per bene. E dice, sì, ma me lo devi dire, perché lei è analfabeta. Allora, prendiamo la scheda, ci guardo, la dico, ma io non capisco niente, perché poi guardare... come questa, era così la scheda, non ci capisco niente, come faccio? Quello quando, da che parte si pende? Allora io ho detto, nonna, vedi, tu scrivi, non sai scrivere, però non fare la croce dalla parte dove hai la mano destra, perché il facsimile era che c'era il simbolo per la Repubblica, per la Repubblica, e di qua c'era il simbolo per la monarchia. Allora tu vai dalla parte di là, vicino alla mano sinistra, dove ti... e poi fai la croce. Dici proprio così. E poi è andata a votare con mia mamma a piedi a Santa Maria in Duna, eravamo a Santa Maria in Duna, è venuta a casa che piangeva un'altra volta, ma era tutta bagnata di sudore. E poi le dice, spero di non essermi sbagliata, perché mi sono sbagliata. Ti ho dato un danno, perché io ero talmente convinta che dovesse votare bene. Se ben che siamo donne, battagliavo sempre perché che i maschietti se la cavavano sempre, ma noi donne mai. Ecco, per questo che io ancora scorso, ormai ho 87 anni, sono ancora qui che dico, se ne sono fatte delle battaglie delle donne, ma tutto quello che hanno ottenuto ce lo sono guadagnate, anche con dei contrasti non indifferenti, ma sempre, per il maschio ha sempre paura, ha avuto paura delle capacità delle donne, perché hanno sempre visto che le donne delle capacità ne avevano, oltre tutto quello che erano a casa, non parliamo del ventennio che loro dovevano, cioè le culle sono vuote, la nazione invecchia e decade, quindi dovevano stare a casa a fare dei figli da mandare in guerra. Poi le donne dovevano essere l'angelo del focolare, bella, ricevono il marito a casa con le sue voglie, con tutta la voglia. Si metteva a sedere, doveva lavare i piedi sotto la tavola, perché era stanco la donna, secondo sì, con tutto quello che c'era da fare, che un buon bisogno, era decada lì da lavorare anche lì. Io ho stato bene a un uomo, perché sono stata sposata e fidanzata a 60 anni, ma prima di sposarmi le battaglie le ho fatte anche dopo, non avevo bisogno di fare battaglie, ma io sono stata 8 anni fidanzata, forse proprio per la voglia della mia indipendenza come donna.
che il mondo è cambiato molto, 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 molto. E i giovani non è che li voglio colpire e dire sì che si usa, però ragazzi non si può solo, come ho detto prima, criticare, bisogna anche rimboccarsi le maniche e avere anche il coraggio di esprimersi, non accettare tutto. Alla mattina, na panottina, e una mondina. Se noi andiamo, parliamo subito dopo la guerra, che in Risaia c'era stato uno sviluppo proprio di dover coltivare, periodo degli ultimi anni, molto riso, perché il mercato faceva interessi ai grandi agrari, perché c'era un mercato che il riso costava di più e si faceva scambio con le altre cose. Le battaglie che sono state fatte dalle mondine allora, le donne, queste squadre, e voi se pensate che nel comune di Bentivoglio, provate a pensare 2.000-3.000 donne là in mezzo alla risaia e che avevano la possibilità di incontrarsi, di parlare di quello che era poi, che chiedevano i... Naturalmente non si parlava della Repubblica e Monarchia, ma si parlava solo del rispetto, della dignità, di fare meno ore di lavoro, di avere un sostentamento della mensa, di avere un copertone che, per la bicicletta, di avere un vestito. Cose che si organizzavano non ad alti livelli, ma nell'ambito del lavoro. E perché? Perché erano quei 50 giorni di risaia che le donne si incontravano e avevano una forza enorme. E riuscivi in quel momento, specialmente si parla del 37-38, i fascisti hanno cedevano alle mondine perché dobbiamo tenerle calme, perché è una forza, perché è un esercito. Io quando mi hanno arrestato, che mi hanno messo in prigione perché sono andata a raccogliere le firme per la pace, avevo 21 anni, io mi sono presentata, quando mi hanno presentato davanti alla cella, dice il maresciallo, io non ho mai arrestato una donna, una ragazza. E dico, ma come sono felice, perché? Per essere la prima, c'è sempre una prima volta, adesso voglio sapere perché mi ha arrestata. È arrestata perché lei è andata a raccogliere delle firme sopra un suolo che non poteva. Non potevo, era una piazza, ero davanti a una chiesa, non era un suolo pubblico, era privato. Allora lì mi hanno arrestata perché avevo fatto questa... Vabbè, ma lo metteranno dentro, poi non so se ci sarà un processo. Eravamo andati via con un pullman di ragazze, io avevo già il mio ragazzo che già con Dimo stavamo già insieme, più bello del mondo, partiamo in treno, saltiamo a Silla, scendiamo, ci vengono a prendere con una cosa, ma ti pensi poteva andare via, era come adesso andare via in aereo, andare via con un pullman per andare in montagna a raccogliere le firme per la pace. Poi aprono ste cella, io che avevo una casa là in campagna, che ascolta, veniva sull'acqua dal pavimento, aprono sta cella tutta bella, più bella di questa cucina, con un bel lettino, una cella che nessuno l'aveva spianata, al dice al maresciallo, ecco questa sarà, è la mia camera per questa notte, al dice, ah, sì, la tengo, non sono contenta, questa notte dormo proprio, e poi c'era anche il cesso che mi calla della brisa. Ma ero contenta di rimanere là. Alle 5 mi lasci andare, no, viene Dimmo e dice, adesso io devo andare, perché non avevo una gran confidenza con i miei genitori, perché non era tanto che stavamo insieme, mio marito. E gli vado a casa e dice, cosa devo dire? Dica San Pasan, questo devi dire, dica San, glielo dico, l'ho detto in dialetto che poi è stato riportato anche su un libro, Talenti. Beh, mi lasciano andare, non ho avuto la soddisfazione di dormire dentro una cella così bella e proprio che nessuno c'era stato. Le donne hanno ancora una marcia in più. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano,
portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.